Buon pomeriggio e ben ritrovato, Emanuele. Buongiorno Alexandra, buongiorno ai tuoi telespettatori. Allora, siamo nel corso comunque, anzi questo è l'ultimo blocco della Trading Week di Le Fonti, è stata una settimana estremamente interessante, vorrei dedicare attenzione anche all'analisi fondamentale che è estremamente importante. Raccontaci il perché. Ma l'analisi fondamentale è importante perché prende in considerazione tutti quelli che sono i fattori vengono definiti fondamentali, cioè tutti quei fattori che vanno ad influire sul prezzo da un punto di vista strettamente fondamentale, quindi tutto ciò che pertiene il mondo dell'economia reale, il mondo delle transazioni, il mondo delle attività sottostanti, per cui è di fondamentale importanza perché rispetto ad una, diciamo, aspetto più tecnico che va a guardare il grafico e vede la formazione del prezzo, un'analisi fondamentale tendenzialmente si propone di andare ad offrire una visione su quelli che potrebbero essere i movimenti, descrivere i movimenti presenti o soprattutto dare un'impostazione per quelli che sono i movimenti futuri basandosi su quelli che sono i fondamentali, quindi le attività sottostanti ad una determinata attività e definirle quelli che potrebbero essere i prezzi futuri. Ecco, questo è estremamente interessante. Tra poco, tra l'altro, andremo a commentare anche delle notizie principali del giorno perché ha deluso un po' Pfizer, soprattutto per quanto concerne le consegne, che riguarda tra l'altro anche l'Italia, ma ci arriviamo tra un attimo. Se ci basiamo alle notizie fondamentali, come riusciamo a spiegarci i rialzi dei mercati, soprattutto negli Stati Uniti? Poi devo dire che è stato un novembre di grande successo anche per l'Europa. Sì, diciamo che i mercati sia in Europa che negli Stati Uniti hanno avuto un mese, quello di novembre, che è stato eccezionale sotto tantissimi aspetti. La fine, diciamo, della parentesi di turbolenza politica negli Stati Uniti, innescato ovviamente con l'inizio della stagione elettorale. Negli Stati Uniti sappiamo che la stagione elettorale non è come da noi che c'è l'Election Day, ma dura diverse settimane perché si vota via posta, si vota con gli absentee ballot e poi si vota in persona, si è votato in persona il 3 di novembre. Ma soprattutto quello che è successo dopo, tra contestazioni, riconteggi e tutta una serie di attività, di accuse incrociate tra repubblicani e democratici che chiaramente hanno tenuto tutto il mondo col fiato sospeso. Dopo quella fase, diciamo, c'è stato maggiore rasserenamento. Sappiamo benissimo che i mercati non prediligono mai generalmente un candidato o un altro, ma sicuramente hanno una predilezione, questo sì, possiamo dirlo con assoluta certezza, per diciamo, una situazione stabile quanto più possibile. E chiaramente con una situazione politica come quella che abbiamo visto nella stagione elettorale non era possibile creare stabilità. Il secondo punto che ha guidato i movimenti è stato l'annuncio, come era atteso in realtà da diversi mesi, delle conclusioni dei trial clinici, delle fasi di testing e quindi gli annunci sulla efficacia, che quelli erano chiaramente attesi e hanno dato una spinta ulteriore, e quindi poi la fase di rollout e la fase di distribuzione e di vendita. Questi sono stati i due principali elementi che hanno creato tranquillità e anche fiducia nei mercati, tranquillità per quanto riguarda la parte elettorale, fiducia soprattutto nella parte prospettica di un po' più lungo periodo rispetto alle 2 o 3 settimane che hanno interessato la fase di novembre, per quanto riguarda, diciamo, l'intervento dei vaccini che chiaramente avranno un impatto molto importante perché andranno un attimo ad interrompere questa spirale veramente preoccupante di nuovi contagi e soprattutto saranno uno strumento molto efficace, a quanto pare dai risultati, per arginare la pandemia una volta per tutte. Ecco, io vorrei invece, appunto parlando dei vaccini, andare a vedere come sta performando Pfizer, perché ieri ha deluso non solo i mercati, un po' ha deluso tutti in quanto ha annunciato che ci sarà, dovrà dimezzare con le consegne dei vaccini entro la fine del 2020 da 100 milioni di dosi a 50 milioni, che sicuramente è un numero molto alto lo stesso, però comunque è ben sotto le attese.
del mercato. Secondo te, la Gran Bretagna ha fatto bene ad autorizzare il vaccino per prima perché, ne potrà godere, di più dosi, ecco. Allora, la Gran Bretagna, adesso io volevo, sicuramente ne avrete parlato, però volevo fare una piccola parentesi. La Gran Bretagna non ha fatto altro che usare la possibilità, che è data in realtà anche agli altri paesi in Europa o in generale nel mondo, diciamo di anticipare la fase, scusatemi, di velocizzare la fase di promozione al pubblico del vaccino, saltando alcune la fase del rollout, quindi quella dove si vengono forniti gli ultimi dati clinici più completi prima dell'autorizzazione da parte dell'ente regolatore. Si è presa un rischio, si è preso un rischio che però tutto sommato potrebbe anche risultare essere un rischio calcolato. Livelli di efficacia dei vaccini sono su delle percentuali molto alte che rendono ovviamente molto basse le possibilità che ci sia effettivamente diciamo, situazioni avverse. Chiaramente aver aspettato la conclusione della fase di rollout avrebbe sicuramente dato la possibilità di avere dati più affidabili e sicuramente più certi per quanto riguarda poi la strategia vaccinale che si può utilizzare, perché sappiamo benissimo, almeno io sentivo un po' di esperti che parlavano di questo aspetto, la strategia vaccinale non necessariamente è vacciniamo tutti a tappeto, perché non ci sono le dosi e soprattutto non ce ne sono abbastanza per coprire tutta la popolazione e non c'è assolutamente il tempo per fare una campagna vaccinale su larga scala di massa tale da raggiungere l'immunità di gregge, ma bisognerà ragionare in ottica di coprire prima determinate fasce di popolazione o altre fasce o categorie, eccetera, a seconda di quelli che sono i dati. E questi dati sembra che ancora non siano disponibili in maniera con un'affidabilità sufficiente da permettere di prendere delle decisioni. Per cui diciamo è stato un azzardo, molto probabilmente il Regno Unito ha pensato ad un rischio calcolato, vediamo come va. Purtroppo non ho elementi, non avendo i dati a disposizione e nemmeno competenze per dare un giudizio oltre a questo. No, 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 sì, certamente, senza alcun dubbio, però presto o tardi il vaccino di Pfizer e BioNTech comunque al 90%, più del 90% verrà autorizzato sia dell'FDA che dell'EMA e quindi in questo caso la Gran Bretagna avrà un vantaggio molto importante perché avrà iniziato questo processo di vaccinazione ben prima. Poi abbiamo visto anche la reazione del FTSE 100 che era in forte rialzo a partire da ieri, che continua a correre anche oggi, ovviamente un rialzo abbastanza moderato per quanto concerne la salute odierna, ma in generale, secondo te, dopo questa autorizzazione un po' che potrebbe essere anche descritta affrettata, ci saranno poi dei benefici? Allora, anche qui, purtroppo, quando parlavo di rischio calcolato, parlavo esattamente di questo. Bisogna capire, il vaccino che peculiarità ha, perché, al di là dell'efficacia del vaccino, bisogna capire dai dati clinici, quelli che vengono resi pubblici nella fase di rollout, quindi ragionevolmente nelle prossime 3-4 settimane, su quali soggetti ci sono maggior impatto da un punto di vista di reazioni avverse o di rischi generici o di altre possibili casualità. Esternalità negative, scusami, e su quali categorie è più efficace, perché sappiamo che i vaccini che sono stati prodotti hanno diverse caratteristiche, quindi hanno potenzialmente un'efficacia diversa su fasce di popolazione diversa. Sicuramente non andremo nel Regno Unito, non ci sarà a disposizione soltanto il vaccino di Pfizer, per cui per questo è importante, e lo diceva Fauci, il capo del CDC negli Stati Uniti, ma è un'opinione abbastanza condivisa anche da altri esperti, che sia necessario aspettare la conclusione delle fasi di test clinici e le approvazioni proprio per avere questo tipo di dati. E questo secondo me è importante. Detto questo, il rischio che hanno preso secondo me è calcolato, per cui da un certo punto di vista sì, si ritroveranno tra un mese quando gli altri regolatori avranno approvato anche loro i vaccini,
sono d'accordo con te nella quasi 100% di probabilità che questi vengano approvati. Il Regno Unito quantomeno avrà diciamo, la fase di approvvigionamento praticamente fatta. Ok, allora andiamo a vedere un altro aspetto dei mercati. Intanto diamo uno sguardo velocissimo alla chiusura europea perché è stata una settimana abbastanza positiva, senza alcun dubbio. Secondo te la rotazione è terminata? Allora, secondo me no, nel senso che c'è ancora liquidità che può andare su titoli ciclici. Quindi sicuramente c'è ancora un po' di strada da fare e sicuramente non è conclusa, per cui c'è la possibilità che ci siano ulteriori diciamo, ricollocamenti verso titoli fuori dalla parte più speculativa, più tecnologica, che ha avuto un grandissimo vantaggio in questi ultimi mesi all'interno del comparto, per esempio, dell'economia reale, come può essere l'oil, come può essere l'automotive. Diciamo che le movimentazioni che abbiamo visto nelle ultime giornate, nelle ultime settimane, anche su asset, diciamo, indicatori come può essere il petrolio, ci sta dando l'impressione che, dopo tutto, da un certo punto di vista, l'economia reale potrebbe tornare a marciare o comunque a produrre profitti nella fase, diciamo, dal primo secondo trimestre del 2021, per cui da quel punto di vista ci possiamo vedere un po' di deflusso da queste aziende ad altre aziende che sono più legate all'economia reale in senso stretto. Per cui probabilmente non abbiamo ancora visto la conclusione della fase di transizione, di spostamento, ma diciamo che in generale sul mercato mi aspetto un dicembre piuttosto sereno, come ricordavamo anche la scorsa settimana. Intanto ricordo a tutti che per quanto riguarda l'Italia, oggi a mercati chiusi è atteso il pronunciamento dell'agenzia Fitch sul rating sovrano dell'Italia, declassato a sorpresa ad aprile da BBB a BBB-. Ti aspetti delle sorprese, Emanuele? No, mi aspetto che manterranno l'outlook, il rating come rilevazione precedente, anche l'outlook mi aspetto che non venga variato in alcun modo, per cui niente di sorprendente nel pomeriggio di oggi. Infatti è ciò che ci indica anche il mercato obbligazionario perché il decennale italiano rende lo 0,6, invece lo spread tra il BTP e Bund rimane abbastanza stabile a 117 punti base, anche se in leggerissimo rialzo. Volevo chiederti un'ultimissima domanda: quali sono le tue previsioni per dicembre sia per quanto concerne i mercati europei che quelli americani? Allora, per quanto riguarda i mercati americani, sembra, da quello che sta succedendo sul mercato, perché ci sono solo rumors, ma nessuna dichiarazione ufficiale, che il piano di stimoli fiscali sia praticamente pronto e disponibile per essere votato. Ieri ad una, diciamo, conferenza online, un webinar, sentivo alcuni analisti americani che parlavano di una possibile volontà dei repubblicani al Senato, che è ancora sotto la guida dei repubblicani, di fare ostruzionismo e di rallentare quanto più possibile l'approvazione di questo piano. Per cui potrebbe esserci qualche sorpresa in negativo, anche se credo che poi alla fine verrà trovato un accordo anche abbastanza rapidamente, però le tempistiche sono probabilmente cruciali e dovranno essere valutate. In generale, per il momento, i mercati americani sono sostenuti dall'indebolimento del dollaro, altrimenti saremmo più o meno in una situazione come quella europea, dove ci stiamo barcamenando su questi livelli senza particolare soluzione di discontinuità. Io sto guardando, per esempio, il DAX e siamo tutto sommato abbastanza fermi da diciamo, quasi un mese a questa parte, cioè non ci stiamo schiodando. Per quanto riguarda invece l'S&P, siamo saliti leggermente proprio in concomitanza di un indebolimento del dollaro, quindi il mercato è tutto sommato abbastanza tranquillo, dappertutto più o meno nel mondo, salvo ovviamente eccezioni di indici
locali e regionali. Quello che sta facendo la differenza in questo momento è il Forex, quindi il tasso di cambio. Ecco, quali sono i rischi che rimangono nel breve termine? Ma sicuramente i rischi del breve termine sono due principalmente, che questa situazione del pacchetto di stimoli inneschi una lotta tra repubblicani e democratici al Parlamento, dove la guida della Camera bassa del Congresso è a guida democratica e il Senato è a guida repubblicana, e che quindi si vada addirittura al 5 di gennaio, dove ci sono, quando ci sono le supplettive in Georgia che determineranno poi la guida del Senato nella prossima amministrazione, e poi si potrebbero protrarre addirittura fino al 20 di gennaio, quando si insedierà Biden e ci sarà il candidato democratico alla Casa Bianca. Però la difficoltà di un accordo sta essenzialmente nella divergenza che c'è tra Camera e Senato. In Europa il rischio al ribasso è sicuramente quello legato all'approvazione del Recovery Plan. Oggi sentivo una notizia Bloomberg che diceva che in sostanza l'Unione Europea vuole andare avanti anche senza Polonia ed Ungheria, quindi sfaldare un pochettino quel fronte. È una situazione senza precedenti, io credo che sia una tecnica negoziale per poi cercare di trovare una soluzione di accordo, e questo è sicuramente un elemento di rischio. E poi ovviamente abbiamo come ultimo elemento di preoccupazione sul mercato, soprattutto sul fronte europeo, ma non solo, che potrebbe avere ricadute a livello un po' più ampio, anche se non globale come era nel 2016, è proprio il tema Brexit, con l'avvicinarsi della scadenza del 31 dicembre e con i team negoziali che un giorno dicono una cosa e il giorno dopo ne dicono un'altra, un po' come succedeva a settembre. Grazie mille ad Emanuele Rigo, New Traders Lab, grazie per essere stato con noi e buon weekend. Grazie a te, Alexandra, buon weekend a te.